La sinistra organizza per domani alle 19.30 a Teramo, al circolo Arci L'Officina in via Avezzola, un incontro con i candidati al Parlamento europeo per la circoscrizione Sud. Sì, domani teniamo un incontro con anche un piccolo aperitivo per presentare i nostri candidati, quelli che sosteniamo nella circoscrizione del Meridione, che sono Paolo Natalicchio, già sindaco di Molfetta, e Sandro Fucito, che è presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Due personalità che hanno già dato prova di saper amministrare, di stare nella macchina dei governi locali e che noi crediamo sia utile a rappresentarci come rappresentanza al Parlamento europeo di Bruxelles. Cosa vi aspettate da queste elezioni europee? Noi ci aspettiamo un buon risultato per questa lista che noi abbiamo costruito insieme ai compagni di Rifondazione Comunista e che fa riferimento a quelle forze della sinistra europea come Die Linke, Syriza, Podemos, che cercano di spostare a sinistra l'asse del Parlamento europeo. Il voto alla sinistra è un voto utile, se la sinistra non raggiunge il quorum, quei 3 europarlamentari che potremmo eleggere vanno alle forze maggiori, quindi rischiamo di fare un piacere, lo dico a tutti gli elettori di sinistra e progressisti, alle forze di governo, alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Quindi non è un voto inutile, ma è un voto utile per la sinistra e per la democrazia in Europa.